Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio e con grandissimo piacere che vi parlo di questo bravo, grandissimo giocatore dal potenziale futuro veramente di alto livello. Vi parlo di Jacopo Fazzini, giocatore che ha 20 anni, classe 2003, quindi giovanissimo. La maglia è la numero 21, è alto 1,78, è un trequartista in forza all'Empoli, il valore di mercato attuale 3 milioni e mezzo di euro. Mi ha colpito molto Fazzini, voglio raccontarvelo un po'. Prima di partire, come sempre, vi ricordo un po' di informazioni che riguardano il veterano e il suo canale. In particolare vi ricordo le schermate che vedete qui in sovraimpressione rilevano quello che è Fantalab, una fantastica applicazione per quanto riguarda la gestione pre-asta, durante asta e post-asta per il fantacalcio. Vi ho fatto un esempio di quello che è un po' una scheda di quella che esce dal mio canale, dal mio operato del veterano. Qui sotto trovate il link di Fantalab per poter accedere direttamente con la pagina del veterano e per poter fare, se volete, se vorrete, se potrete, anche l'abbonamento premium, abbonamento che vi darà anche gli sblocchi e tutte le funzioni premium importantissime per voi e per il veterano. Un grazie di cuore, vi ricordo che qui sotto trovate anche le indicazioni per il master del veterano. Il master di fatto è una sorta di guida strategica fatta in video lezioni, è molto interessante e anche qua, se avete fatto l'abbonamento premium a Fantalab, avrete l'accesso diretto anche per il master, quindi è veramente come dire, superfluo dirvi di fare l'abbonamento premium. Parliamo oggi di Jacopo Fazzini, ci sono tanti pro per lui, qualche contro c'è, lo vediamo insieme. Partiamo un po' da quello che è la fase che riguarda un po' la gestione tecnica di Fazzini. Qui sotto vedete quello che era il suo iter dell'anno scorso, quindi andiamo a vedere un po' la torta, che è un po' ha abbastanza poco senso, perché poi di fatto Fazzini ha avuto un excursus di, come giocatore verso la fine del campionato, mentre la prima fase dell'anno, vedete anche le grafiche qui sotto, l'ha fatta quasi tutta in panchina, chiaramente era un giocatore molto molto giovane e per questo motivo Zanetti l'ha fatto poi carburare man mano. E secondo me è un giusto approccio ai giovani dell'Empoli. Di fatto sono partiti Vicario e Parisi, che erano di fatto i giocatori un po' più caldi per il calciomercato. Quest'anno a mio avviso ci sarà Baldanzi come occhio di, come dire, occhio di punta per il fantacalcio e anche per il calciomercato dell'Empoli, ma attenzione, perché anche Fazzini potrebbe essere un giocatore che poi può essere messo sul mercato dopo un'ottima stagione. Quindi per questo motivo curiamoli con attenzione, sia Fazzini che Baldanzi possono essere dei nomi che poi possono fare molto bene a fantacalcio e poi la buona società empolese può andare a venderli a prezzo veramente molto elevato verso la fine dell'anno. Quindi vedete il trend, come è stato due anni fa con Aslani, no? Vengono fatti, messi in campo un po' da subentranti, poi titolari e poi alla fine le ultime le fate praticamente tutte Fazzini, quindi è un segnale molto molto da attenzionare per il vostro fantacalcio. Però Fazzini è un giocatore che a me piace molto, ha la maglia numero 21 e per certi versi mi ricorda anche il grande maestro Pirlo, chiaramente alla molto alla lontana. È un giocatore che cura molto bene il dribbling, è molto bravo anche negli intercetti. Quello che deve migliorare molto secondo me sono i passaggi e soprattutto i tackle. È un po' timido nei tackle, ma comunque può migliorare perché le intuizioni ce le ha assolutamente. Rating in SofaScore degli ultimi 12 mesi 6.51, ma è abbastanza poco attendibile. Il rendimento con la primavera ha fatto 50 presenze, 4 gol e 4 assist. In Serie A ha fatto 21 presenze, chiaramente ancora 0 gol e 0 assist, e con l'Italia Under 17 ha fatto 13 presenze, 1 gol e 1 assist. Che tipo di giocatore è Fazzini? Lasciamo comunque anche a livello grafico questa schermata. È un centrocampista di grande resistenza e di corsa. È molto abile a inserirsi negli spazi, creando occasioni pericolose in fase offensiva. Tante volte le occasioni non vengono realizzate dai compagni, però è davvero molto bravo nei suggerimenti. Inoltre sa portare palla al piede, aiutando la squadra a salire e organizzarsi meglio in campo. Indossa, come detto, la maglia numero 21 e questo è già un segnale di attenzione per quanto riguarda voi che siete molto molto attenti al calcio e al fantacalcio, chiaramente trascorsi su un certo giocatore, e li sappiamo chiaramente tutti noi, però chiaramente bisogna andarci con i guanti bianchi, con le pinze in questi casi. Però Fazzini è un giocatore che può avere del futuro. Come detto, lo scorso anno Zanetti gli ha dato sempre più maggior spazio, vedete appunto questa è la grafica, la facciamo rivedere ancora. Di fatto il verde sono le titolarità verso la fine dell'anno, ha cominciato a prendere un po' piede dalla 27esima, ne ha fatte 3 su 4, un po' in panchina, poi le ultime 3 le ha fatte tutte, questo è un segno evidentissimo e ve lo dico per esperienza. Zanetti dovrebbe utilizzare comunque il 4-2-3-1, lui dovrebbe essere uno degli interpreti sulla tre quarti,
si giocherà il posto, evidentemente anche con Daniel Maldini, ma secondo me Fazzini è ancora un po' più pronto. I consigli per il fantacalcio sono consigli abbastanza complicati, vediamo cosa vi ho scritto qua in questa fase, vedete, vi lascio poi la scheda che uscirà poi anche direttamente su Fantalab, se andrete ad importare la mia strategia, e quello che vi esce sarà grosso modo questo, no? Quindi la fascia che vi metto, in questo caso scommessa, la monetina, cioè quanto spendere su di lui, io dico un credito base, il budget quindi equivalente allo 0,2%, che è un po' il prezzo medio pagato anche in Italia, la quotazione attuale è un 4, ma chiaramente deve essere ancora aggiornata la quotazione di fantacalcio.it. In basso, dove ci sono le stelline, ho messo titolarità, su una scala da 1 a 5 ho messo 4, ero indeciso tra 3 e 4, ma comunque il limite è lì, ma secondo me comunque ne farà parecchie di titolarità. Affidabilità 4 perché è davvero molto molto bravo, integrità 5 perché a livello di integrità fisica è messo davvero molto molto bene. È un giovane dotato di grande tecnica, da valutare il graduale inserimento come titolare, questo che vi scrivo è quello che vi scrivo, ottimo plus valore previsto entro fine campionato, scommessa da prendere nelle vostre rose, soprattutto se avete contratti pluriennali. Poi uscirò con una strategia un po' aggressiva e un po' rischiosa, che è quella delle rookie, e in questo caso Fazzini ci rientra assolutamente in pieno per quanto riguarda le rookie, e secondo me su Fazzini possiamo fare un investimento importante. Chiaramente l'investimento fatto a prezzo base ha il suo senso, non possiamo riempirci la squadra di scommesse, questo è evidente, però uno o due scommesse a centrocampo, e una in particolare potrebbe essere lui, può darci quel giusto contributo di spesa bassa ma di ottimo rendimento, investimento per il futuro. Quindi su Fazzini sicuramente possiamo farci un ragionamento molto 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 importante. Dunque, cosa fare al fantacalcio? Se fate un fantacalcio manageriale è la scommessa da prendere, quindi se avete i giocatori di primavera e quelli con contratti pluriennali è un giocatore da prendere assolutamente, anche se avete come nel mio caso contratti biennali o contratti triennali, un giocatore su cui puntarci tanto, chiaramente spendete un credito oggi e poi avrete un grande plus valore verso la fine. Al Classic sarà un centrocampista, evidentemente. Al Mantra potrebbe essere una C e una T insieme, quindi questa potrebbe essere la fascia ancora di Fazzini. Slot scommesso, come detto, ottimo per lui. Io direi che, come detto, prezzo base 1 e ci siamo. Titolarità ho messo 80%, quindi un 4 su 5 secondo me è la via giusta. Popolarità è abbastanza bassa ancora, quindi 5 su 10, quindi in questo caso andiamo a prendere un prezzo abbastanza basso per questo motivo, ma poi chiaramente come Baldanzi uscirà un po' più di popolarità. E poi invece per quanto riguarda il prezzo, come detto, in tutte le leghe, sia Lega 8, sia Lega 10, sia Lega 12, il prezzo base deve essere un prezzo base di solamente un credito. Vi lascio salutandovi con l'immagine del veterano, in questo caso vi saluto, grazie a casa che ancora ci ha fatto questo bellissimo logo, ricordandovi che a brevissimo sto caricando tutti la mia strategia su Fantalab. Verso fine luglio, inizio agosto sarà caricato anche l'istruttore di fantacalcio.it, quindi ci facciamo trovare pronti per poi caricarlo tutto insieme. Utilizzate il link qui sotto per scaricare appunto il link di Fantalab, e utilizzate questo per andare su Fantalab area premium e avrete tutti i vantaggi collegati al veterano. Un abbraccio a tutti voi, buon fantacalcio e buono studio. Ciao ragazzi!